Il Cassino ha battuto il Roccasecca per 3-0 grazie a una tripletta segnata da Calcagni. Tutto nel secondo tempo, il primo tempo è stato di studio, ma nel secondo tempo sono venuti fuori gli azzurri che hanno segnato tre bellissimi gol. Il Cassino ha agganciato a 52 punti in classifica il Roccasecca. Il pubblico delle grandi occasioni quest'oggi al Salvedi per la settima giornata di ritorno del campionato di promozione Girone D, circa 500 spettatori ad applaudire i propri beniamini. Adesso andiamo a vedere la cronaca di questo incontro, una cronaca molto nutrita. All'ottavo minuto il Roccasecca in avanti con Tedeschi ci prova, ma Pocino si salva in angolo. Due minuti più tardi arriva la risposta del Cassino con Mancini. Diafani fa un miracolo e si salva in angolo. Al tredicesimo è Risi a sbagliare così una clamorosa palla, non arriva in tempo sulla sfera. Al ventunesimo calcio d'angolo per il Roccasecca, palla in aria, Cristini non trova la porta. Al trentaseiesimo calcio d'angolo, palla che arriva a Guido Gatti ma non riesce a impensierire più di tanto il numero 1 azzurro. Passiamo direttamente al secondo tempo, secondo minuto il Cassino in vantaggio con questo stupendo gol che è firmato appunto da Calcagni. Nulla da fare per il portiere roccasecchiano che poteva soltanto vedere la palla che finiva in rete. Al decimo è Di Passena a far gridare al gol del raddoppio, il suo tiro però finisce di poco a lato. Al tredicesimo Prisco viene atterrato in aria ma per l'arbitro è tutto regolare. Al sedicesimo arriva il gol del raddoppio con Calcagni che con un colpo di testa trafigge l'estremo difensore roccasecchiano. Un minuto più tardi è ancora l'attaccante azzurro che non si accontenta della doppietta ma grazie a questo passaggio segna il terzo gol per la gioia dei circa 500 tifosi azzurri. C'è però la reazione del Roccasecca, ci prova al 22esimo Medoro con questo tiro, nulla di fatto, non è giornata per l'attaccante appunto del Roccasecca. Al 27esimo è Guido Gatti che prova a scaldare le mani all'estremo difensore azzurro con questo tiro, ma il numero 1 del Cassino manda il pallone in calcio d'angolo. Ultima azione di questa partita, al 35esimo è ancora Medoro che fa partire un tiro dalla distanza, ma Pocino c'è. Finisce 3-0 per il Cassino, una grande festa. Tutti i giocatori azzurri vengono a prendersi gli applausi naturalmente dai propri beniamini per questa grande vittoria, questo grande 3-0 per la squadra azzurra di mister Di Prisco.